Allora, pure io e Milan, niente. Senza corrente, senza acqua. Ci siamo riusciti a avere con il computer perché era carico. Aiù, esciù. Senza luce. L'acqua a di metri. Ehi, siamo in città e là ci sto lago. Le macchine che passano non si sapono dove va. È tutto chiuso, frate. Ci sta l'alluvione, noi. Acqua per dindo. Aiù che non ci dà soddisfazione. Ehi. Io che per primo tempo ero sicuro che c'era passavamo. No, in casa stiamo che il cannile. E poi ci sta Saporito. Che pensa a Juventus o Milano? Ti Saporito. Cannile, torce e senza luce, Saporito. Ti Saporito. Ti Saporito. Zappicci di luce, Saporito. Ti pensa a Juve, Saporito. Ti Saporito. Zappicci la luce, Saporito. Saporito! Ah, che può fare? Che può fare? Quando sbagli 6-7 mila, come si dice? Palle gol, quando il Siviglia con 2-3 occasioni le sfrutta, perché poi è stato uno Szczesny mostruoso, perché io poi, ti ripeto, lo spottò ci sta, io sono primo che lo faccio. Quando purtroppo la Juve si mangia 6-7 gol, 3-4 gol clamorosi, a sulla mezzo portiere, è meritata, è giusto che esci. Ma ti ripeto, non è questo il momento. Io video te lo faccio pure, non è questo il momento. Qua siamo senza niente, senza corrente, senza luce, senza acqua. Niente, si è asciutto. Ma già l'avevo detto, non è che ci volevate voi. Siete voi che ci speravate, io l'ho detto. La Juventus esce dall'Europa League, il Milan non vince un cazzo e l'Inter perderà la finale di Champions League. Io l'ho detto. E a Roma perderà con Siviglia, come la penso io. Invece la Fiorentina vincerà la conferenza lì, come la penso io. Ma adattarsi in casa, la Fiorentina è andata a vincere là 3-1 1-3. Pensa tu. Beh. La Juve fondamentalmente, non guardate le statistiche, non ha fatto una brutta partita, è che si è mangiata troppi gol. A Juventus ha avuto 3-4 occasioni da gol nitide, ha buttate fuori, non su portiere. Il palo di Ken. La parata di Maria che lascia mossa, che tu dica fa. Questa è. Che facevi? Ken solo in aria, bastava, gliela passava, tac, di tacco, di piatto la metteva dentro. Che cosa vi devo dire? Questo è. Lo sfottò ci sta, chi va a dire che non è tifoso sfottò? Lo sfottò ci sta, sono il primo a accettarlo, sennò già avrò bloccato a tutti quanti, che dici? Che me ne futta a me. Però non è il momento. È inutile che dici ti fai un ridicolo. Che momento è? Non è il momento. Per me, po'. Se vuoi ti fai i pagliacci, faciti i pagliacci. Ti ripeto. Non è il momento. Ma scusi, i soccorsi la notte, addosso? Io non so, qua uno può andare. I soccorsi non hanno da addorno. Adesso io. Ma sta uno là? No? Che è la motocicletta? Dove? Là, vicino alla macchina russa. Sì, la moto. Babbo, buonanotte, pure qui stanno. Niente, vai giù. Saranno anni molto duri. Zero titoli, come un Milan. Nah. Come un Milan. Yeah. So che differenza nostra, o Milan è campione d'Italia. Parlaci. Solo che differenza nostra, il Milan come campione d'Italia doveva dimostrare almeno qualcosa. Invece sì, ha fatto la figura ai barbini come a noi. No, ma quelli si pensano perché che poi io ce la tengo con Milan. Ma scusa, una squadra che è campione d'Italia. Una squadra che è campione d'Italia può fare zero titoli? Non pensi. Cioè, almeno siamo arrivati in semifinali di Coppa Italia, vabbè, ci hanno buttato fuori. Siamo arrivati in semifinali di Europa League, ci hanno buttato fuori con una squadraccia che abbiamo così. Gli altri erano tutti fenomeni, Leao, Hernandez e compagnia bella. E quello non è che uno dice, siete voi che avete fomentato un Milan per uno scudetto vinto. Non è che siamo noi che abbiamo fomentato la Juve. Io l'ho detto che Vlahovic per me è stato un acquisto sbagliato. Poi che gli altri credevano che erano forte, io l'ho detto, per me è un giocatore troppo pagato. Chiesa si sapeva che dopo l'infortunio non tornava quello di prima, almeno per adesso, poi si vedrà.
Kostic fu terzino, Ealing fu terzino, Sule Amara da Argentina, Di Maria c'è o non c'è, questo è. A centrocampo Pogba si scassa, Locatelli una volta sta in piedi, una volta no, Paredes l'ultima partita che si è ripigliato non ha fatto co. L'unica cosa che si salva io è la difesa. Tre mostri in difesa, Danilo, Bremer e Gatti. Se hai Juve sistema, un centrocampo e l'attacco, con una prima punta forte, ma forte, e due o tre esterni di livello, la Juve diventa fortissimo. Te lo giuro. La difesa, la Juve è forte. Se ci sistema la difesa con due terzini che palle, la Juve diventa una squadra fortissima. Quello è, va giù. Noi dobbiamo resettare adesso la squadra. Sì. Via, via. Dobbiamo ripartire da zero. Ma già... Babbo, buonanotte.